Ciao a tutti, eccoci di nuovo qua. In questo percorso sulle matrici abbiamo visto cosa sono le matrici e come vengono utilizzate per risolvere i sistemi lineari. Oggi vi faccio vedere come vengono utilizzate le matrici nella geometria analitica. In particolare, quando io ho un piano cartesiano e mi vengono dati i vertici di un triangolo, è possibile calcolare l'area di un triangolo non con la formula base per altezza diviso 2, ma con l'utilizzo delle matrici. Infatti dovete sapere che l'area si trova calcolando il determinante di questa matrice. Nella prima colonna metto i coefficienti delle x, nella seconda colonna metto i coefficienti delle y, la terza colonna metto fisso 1. La formula mi dice che l'area si trova facendo un mezzo per il valore assoluto. Il valore assoluto dovete sapere che in questa formula serve per far sì che l'area sia positiva. Infatti, quando calcolo il determinante, potrei avere un numero o positivo o negativo. Se questo determinante, facendo i calcoli, mi viene meno 10, fare il valore assoluto di meno 10 vuol dire 10. Quindi applichiamo questa formula, un mezzo lo ricopio. Andiamo a calcolare il determinante, questa è una matrice 3x3, il mio suggerimento è utilizzare la regola di Sarrus. Quindi ricopio le prime due colonne. Diagonale principale, lui per lui per lui, 7. Più la seconda diagonale principale, lui per lui per lui, 4. Più la terza diagonale principale, lui per lui, 24. Meno il prodotto dei termini della diagonale secondaria. 2 per 7 per 1, 14, meno la seconda diagonale secondaria, 8 per 1 per 1, 8, meno la terza diagonale secondaria, 1 per 3 per 2, 6. Facendo la somma algebrica qui dentro ho 7, il valore assoluto di 7 fa 7, quindi l'area di questo triangolo è 7 mezzi. Come potete vedere, questa formula è molto potente perché in pochi minuti vi permette di trovare l'area di un triangolo, note le coordinate dei tre vertici. Quindi è possibile utilizzare le matrici anche nella geometria analitica. Domani vi farò vedere un altro utilizzo delle matrici per trovare l'equazione di una retta passante per due punti. Ecco qua gli esercizi di oggi. Fanne un paio, oppure se ti va, falli tutti. Io adoro le matrici e quindi mi diverto sempre a fare tanti esercizi. Fammi sapere qui nei commenti come sono andati, se erano troppo facili, troppo difficili, oppure se hai bisogno di qualche chiarimento. Io vi leggo sempre e appena riesco vi rispondo. Buon allenamento! Dopo questa full immersion di esercizi, spero che tu abbia capito benissimo questo argomento. Ti ricordo che se vuoi approfondire, puoi guardare la playlist sull'argomento che ti interessa. Qui sotto al video trovi tutti i miei consigli. E ricordati che per un ripasso completo c'è sempre il mio video finale che si chiama Ripasso Generale, in modo da metterti alla prova e vedere se effettivamente ti è tutto chiaro. Io ti saluto e ti ringrazio per aver visto questo video. Clicca mi piace e attiva le notifiche per non perderti i nuovi contenuti. Io sono Monia Tomassini e il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.